Io ricordo anni in cui Palermo non aveva più il mare, non lo aveva. Se pensate proprio ad Acqua dei Corsari, sino alla Daure e a Mondello, dove erano le possibilità di capire se si trattava di un paese marinaro o che comunque avesse un rapporto con il mare? Non è che non c'era l'utenza marina, ma restava trincerata dietro il molo sud, dove tu per entrare a fare una passeggiata c'era una sbarra che doveva alzarsi con la finanza, non era il luogo aperto che la gente poteva vivere con il massimo della libertà, ma paletti e osservazioni. Cioè, questa città ha perso per alcuni versi, o rischia di perdere il proprio rapporto con il mare, che va ripensato e riprogettato con iniziative culturali, con attività anche legate al mare di un certo tipo.